Nuovo immancabile Falco risponde, Summer Edition, visto che fanno 50 gradi fuori, e un grazie tanto per iniziare, per le domande che arrivano a ciclo continuo, un po' ovunque, sotto i video, in privato, sotto i Falco risponde, grazie, perché sono domande mai banali e credo che pure oggi avremo di che divertirci. Dunque, io vado. Che scuola hai fatto? Questa è una domanda che ricorre. Io ho un umilissimo diploma linguistico, dopo ho fatto 2 anni di classico, quindi ginnasio, e poi 3 anni di linguistico, e finite le scuole ho preferito mettermi a lavorare. Diciamo che avevo la doppia scelta, fare l'università oppure provare già ad andare a lavorare sul campo. Qualche occasione l'ho avuta, per cui ho preferito andare così. Certi lavori te lo permettono, altri chiaramente no, dipende da quello a cui si aspira. Quindi non c'è una regola comune e quindi un consiglio che vale per tutti, però diciamo che a volte si può scegliere di lavorare, di imparare quelle cose che impareresti sui libri o sui banchi, magari di persona, sul campo, tra virgolette. Io ho preferito quella strada lì. Non me ne sono mai pentito in realtà. Però chissà, magari avessi fatto scelte diverse, adesso starei chissà dove, non lo so. Però ecco, questo è, per cui niente di particolare. Semplicemente quello che ho imparato, l'ho imparato facendo. Pensi mai alla pensione? O meglio, la tua attuale attività ti sta consentendo di preoccuparti troppo della pensione? Ma alla pensione non ci penso. Sia perché sono molto fatalista e quindi non riesco a pensare così, così lontano. Cioè il mio pensiero, se penso alla pensione, è ci arriverò vivo? Non lo so, quindi non ci penso concretamente. Cerco di pensare, di sforzarmi di pensare più all'oggi, al presente, adesso, piuttosto che a quello che accadrà domani, o quantomeno così lontano non ci arrivo. Sono uno che pianifica tanto ed è una cosa che cerco di controllare perché mi crea ansia, però tendenzialmente fino alla pensione no. E poi onestamente credo che non ce l'avrò la pensione, visto l'andazzo generale. Cioè se l'avrò, l'avrò tipo 80 anni e quindi non lo so. Però no, cerco di non pensarci, perché non è un pensiero felicissimo. Quindi evito. Sogno un mondo di pace anche tra youtuber. Ti vedremo mai in una live congiunta con qualche tuo collega, approfittando di un gesto di distensione da parte o dall'altra mentre commentate e vi confrontate su un evento o un contenuto videoludico? Mi sembra che i vostri cugini che trattano di hardware siano molto più in sintonia e collaborativi fra loro. È vero, è vero. Io il clima di competizione che si respira in ambito gaming non lo vedo e non l'ho mai visto da nessun'altra parte. Anch'io sogno un mondo di pace, però purtroppo non sono particolarmente ottimista. Infatti mi si chiude la gola se dico ottimista, perché poi il mio cervello non lo contempla l'ottimismo. Diciamo che la vedo complessa, perché ripeto, in altri ambiti e all'estero io vedo, poi magari da all'interno è tutta un'altra cosa, però vedo molta più coesione, molto più desiderio di collaborare e molta più consapevolezza di quanto certi obiettivi insieme si possano genuinamente raggiungere prima e più facilmente. Da noi è una sgomitata continua e da persona che vi posso dire ci credeva nella possibilità di fare questa sorta di kumbaya tutti insieme, ho perso un po' di fiducia negli anni. E di conseguenza credo che la tua speranza rimarrà vana. Sono estremamente cinico in questo, ma non vedo i presupposti perché si possa creare. Per esserci certi presupposti bisognerebbe avere una filosofia comune, e purtroppo ognuno ha una filosofia diversa. Basta vedere, insomma, ognuno ha degli ideali, dei valori, un modo di metterli in pratica completamente diverso, che non vuol dire meglio o peggio, ma diverso. E di conseguenza, se manca una mentalità affine, difficilmente si possono creare percorsi insieme, dal mio punto di vista. Poi io non escludo nulla, però non è questione di gesti di distensione, è questione proprio di verità, di trasparenza e di voglia di farlo, cosa che purtroppo secondo me un po' manca. Però chissà, chissà, chissà. Qual è stata la tua più grande delusione della vita e il tradimento più doloroso? La più grande delusione della mia vita deriva da... Ma in realtà ne ho tante. Ne ho tante. Cioè adesso ogni volta che sto per dirne una è come se nel mio cervello ci fosse un mini me che dice no, ma guarda che quello è peggio, no, ma guarda che quello è peggio, no, guarda che quello è peggio.
Non lo so, dipende dagli ambiti, ne ho avute tante, ne ho avute veramente tante, dico la verità. Familiari, affettive, amorose, non saprei dirti quale. La mia vita purtroppo è stata costellata di tradimenti. Allora, io posso dire, non ho prove di aver subito tradimenti amorosi, nel senso una donna che mi ha tradito, che io sappia non è mai successo. Ma vi posso dire, e forse potrà sembrare strano, che avrei preferito un tradimento di quel tipo piuttosto che tradimenti, come posso dire, esistenziali, morali, affettivi nel senso più alto. Cioè, io per carità sono uno che difficilmente supererebbe un tradimento fisico, per carattere. Non ho mai tradito in vita mia, da quel punto di vista. E di conseguenza farei fatica. Io sono molto per il non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e di conseguenza non accetto dagli altri ciò che io non farei, no? Quindi, però posso dire, avrei preferito di gran lunga dei tradimenti fisici piuttosto che emotivi. Perché a livello familiare ho avuto de delle delusioni ferocissime. Mi sono sentito abbandonatissimo da una buona parte della mia famiglia e mi ha fatto soffrire come un cane. A livello di amicizie ho avuto dei tradimenti comportamentali, cioè mi sono sentito rinnegato in più di un'occasione e ci ho sofferto tantissimo, delusioni fortissime dal punto di vista. Delusioni anche amorose, sì, ci sono state occasioni in cui avrei voluto vedere delle persone lottare un po' di più per me. E invece a volte mi sono accorto di come. Diciamo che la mia vita è stata costellata dalla sensazione di essere facilmente sostituibile. Poi magari non è così, però per le persone che mi hanno fatto sentire così, però io l'ho percepita così. A volte mi sono sentito davvero, cioè Davide c'è, bene, non c'è, è uguale. Ecco, questa cosa mi ha un pochino segnato a livello emotivo, per cui faccio un po' fatica a fidarmi, faccio un po' fatica ad affidarmi. E questa cosa esercita su di me tantissima pressione a livello emotivo, perché poi mi sento sempre molto solo, ecco, questo è un po' il concetto. Però sono cose che attraverso le quali devi crescere, che non puoi star lì a commiserarti, e quindi ci si prova. Cosa ti piace maggiormente del tuo carattere, o in generale cosa consideri positivo del tuo modo di essere e cosa non ti piace e cambieresti della tua persona? Ampliare il discorso a come sei come persona rispetto a come sei in video. Sappiamo tutti che sei trasparente, ma mi piacerebbe che mi sorprendessi con una confessione anche stupida. Minchia, questa è. Mi sento psicanalizzato quando faccio qualche risponde. Allora, confessione un po' stupida. Sono più sboccato. Nella vita personale sono più sboccato. Sì, parecchio. No, beh, parecchio. Un po' più sboccato. Ogni tanto mi capita di bestemmiare, sì, quello l'ho sempre in qualche modo. Allora, io in video cerco di portare quello che credo giusto portare, nel senso, come vi dico spesso, credo che sì, si debba portare se stessi, e credo che questo tipo di lavoro non sia compatibile con. Faccio finta di essere diverso da come sono, però ci deve essere un limite, cioè se tu hai delle ruvidità, delle spigolosità eccessive, come può essere magari una tendenza a dire troppe parolacce, in video lo troverei sgradevole proporlo. Non so, uno di quelli che ficca una bestemmia ogni tre parole, tipo intercalare, intendiamoci, però mi capita di essere un po' più sboccato. E in generale, cosa ti piace maggiormente del tuo carattere? Sono testardo. Se mi metto in testa una cosa è quella. Sono un treno quando devo fare qualcosa, quando mi fisso su qualcosa, non c'è niente che tenga. E la considero una cosa molto positiva. Però cosa non mi piace e cosa cambierei è il mio essere ansioso. Io sono troppo ansioso. Sono troppo. Come posso dire? Tendo a percepire di essere il centro di tutto, ma non nel senso che il mondo ruota intorno a me, nel senso che io sono fondamentale per mantenere certi equilibri. Cioè io servo a preoccuparmi di questo, servo a preoccuparmi di quello, se non ci sono io è un casino perché magari certe cose non vanno come dovrebbero e quindi l'equilibrio familiare si perde un po', no? Ce l'avevo sia con i miei quando ero più piccolo e sia adesso che bene o male, appunto, siamo io e Elisa, il fatto di sentire tanta pressione addosso, e penso si rifletta sul discorso che facevo prima, cioè l'essere tendenzialmente soli come coppia, senza poter contare neanche su nessuno,
a volte mi fa sentire un po' un peso insostenibile addosso, e quella è una cosa che cambierei. Vorrei fregarmene di più, essere un po' più egoista, ecco. Quindi quella è una cosa che cambierei. E vorrei essere meno empatico. La mia empatia mi è servita tantissimo nella vita per capire meglio le persone, per anche andarci più d'accordo, ma è un'arma a doppio taglio devastante. Cioè, tu sei molto empatico, quindi è un vantaggio perché entri molto nella testa delle persone. Ma è una maledizione perché poi assorbi tutto quello che c'è intorno, anche di brutto. E quindi è un po' difficile. Però ecco, tornando al discorso di prima, è una cosa che dico spesso, cioè io qui porto Davide, non ho maschere. Però ci sono tante cose che non vi vomito addosso. Ecco, quello è un po' il discorso. Tante cose che magari accadono, credo che sia opportuno proteggervi da tante cose, no? Perché io poi non so chi fruisce di quello che faccio. Per cui non so se chi mi ascolta magari sta in una fase peggiore della mia e magari certi abbandoni emotivi potrebbero avere un effetto devastante su chi mi ascolta. E quella è una cosa da cui io devo proteggere chi mi ascolta, perché non so chi è. Cioè io se parlo con qualcuno vis-à-vis so chi sei, posso intuire in che condizione stai. Certo, non lo posso sapere completamente, però bene o male, no? So che età hai, che vissuto potresti aver avuto. Rivolgendosi alla telecamera ti può ascoltare chiunque. Quindi un minimo di protezione nei confronti di chi ascolta io cerco di metterla. Questo per non far intendere appunto che ci sia un desiderio di mascherare se stessi. Però ecco, poi me se vede, i giorni che sto meglio, i giorni che sto peggio, penso si percepiscano. Ormai, almeno per chi mi conosce da un po', penso si percepiscano. Spero di aver risposto a tutto, era una domanda abbastanza complessa. Sai già che potresti ampliare i tuoi orizzonti di content creator con l'avanzare degli anni, oltre al calcio? Quindi diciamo cosa potrei trattare al di là del... cioè per ampliare un po', penso sia quella la domanda. Ma in realtà a me piacerebbe pensare e trattare altri ambiti, attualità, anche cose un po'... Ma è una cosa che mi spaventa un po' nel contesto attuale, perché... Se penso a come sono state a volte anche un po' stravolte certe riflessioni che ho fatto qui nei Falco Risponde, fraintesi certi concetti, trattare alcuni argomenti sarebbe difficile. In Italia sarebbe difficilissimo. Però diciamo che in generale, sarebbe più uno sfizio di trattare altre cose. Il mio ambito di specializzazione è il gaming, che è quello in cui vivo e lavoro da anni. Potrei parlare di comunicazione in senso più generale, ecco, quella è una cosa che magari potrei fare, però non è una cosa a cui ho pensato ancora granché. Però ecco, al di là dell'ambito della content creation, il mio futuro lo vedo, come dico spesso, nella comunicazione, magari come consulente, che è una cosa che per certi versi vedo molto compatibile col mio carattere, con il mio modo di lavorare, con le mie capacità, con le mie competenze, ecco. Poter aiutare in questo percorso è una cosa che poi per lavoro ho fatto in tante occasioni, quindi credo che sarà quello il mio futuro, più che fare content creation. Poi magari il mondo si evolverà in un modo tale da permettermi di continuare a fare questo per 20 anni, 30 anni, non lo so. Però ecco, mi immagino così. Trattare altri ambiti non lo so. Dipenderà da come si evolverà la mia vita e da come si evolverà poi l'ambiente social. Adesso io per dirvi vorrei trattare spesso e volentieri tantissimo il mondo dei manga e degli anime, ma non è un terreno fertile per farlo in pianta stabile, per poterlo fare come lavoro, no? Quindi, però, ripeto, è un mondo talmente veloce nella sua evoluzione che potrebbe accadere letteralmente di tutto. Cosa ne pensi della scena calcistica tra streamer e YouTuber? Penso che sia una scena particolare. Cioè, il contesto social legato al calcio non incontra molto il mio gusto. Sono pochissimi i canali di calcio che guardo abitualmente, anzi forse si contano sulle dita di mezza mano. Per quanto riguarda lo streaming non ascolto praticamente nessuno, perché spesso per te le trovo chiacchiere tanto per occupare il tempo. Trovo che la scena calcistica sia un po' un tentativo di modernizzare ciò che si faceva ai tempi del processo dei Biscardi, ma in maniera meno brillante e soprattutto meno competente. Cioè, siamo contornati da persone che
non hanno granché da dire, ma comunque parlano tantissimo. Senza fare riferimenti specifici, è un pensiero generalizzato il mio. Ci sono eccezioni meravigliose. Gente che trovo super intrattenente e gente che trovo molto competente, ma in queste eccezioni c'è un mare di niente. Un mare di eccessi, un mare di gente che ha capito qual è l'atmosfera e quindi magari sceglie una via molto caricaturale per far arrabbiare il pubblico. Ci sono tantissimi che stanno basando il loro successo sul far arrabbiare il pubblico, perché crea una marea di interazioni. Non gli interessa di essere odiati, perché l'importante è fare interazioni. E il pubblico non se ne rende conto spesso e volentieri. Ci sono un sacco di persone che esagerano, secondo me, che portano un clima forse un po' troppo aggressivo, un po' troppo tossico. Un esempio, secondo me, completamente sbagliato di intendere il calcio a volte. Non è una scena che apprezzo particolarmente. Però ripeto, ci sono eccezioni, gente molto competente che parla molto bene di calcio, che parla anche mi è capitato ultimamente, senza fare riferimenti specifici, però penso sia uno streamer o un creator, vabbè, comunque molto giovane, che parla di calcio e che secondo me ne parla molto bene. Cioè si vede che è un ragazzo giovane con in testa l'idea di fare un progetto a lungo termine, con il sogno magari di fare il commentatore, di fare l'opinionista calcistico. Mi ha fatto tantissima dolcezza, anche perché si vede la passione che c'è dietro. Ecco, è stato, da quello che ho visto, abbastanza bersagliato e mi è dispiaciuto. Che quello è lo specchio di un contesto molto, molto chiuso, fatto di eccessi, in cui la passione viene in qualche modo temuta, perché dalle altre parti forse non c'è altrettanta passione. Cioè, dove c'è passione, secondo me, non c'è competizione. Ma c'è anche voglia di condivisione, per ritornare anche alla domanda poi, quella iniziale, no? Quando c'è il desiderio di arrivare al soldo che supera la passione, arriva la competizione tossica. Quando c'è la passione vera, non c'è spazio per la competizione, perché anzi tu, essendo appassionato e provando passione nel tuo lavoro, ti interessa di farlo bene. E per farlo bene magari potresti farlo insieme a qualcun altro, no? Quindi diciamo che la trovo una scena ancora più competitiva e, se vogliamo, tossica di quanto non sia quella del gaming, che è tutto dire. Questo è quanto, ragazzi, abbiamo chiuso, abbiamo finito per oggi. Cavolo, oggi domande impegnative, ma avete messo alla prova, ma mi piace, devo dire. Non fermatevi, perché credo che siano discorsi... Cioè è bello confrontarsi con temi diversi, argomenti diversi, anche a volte complicati. Tanto ripeto, ho piacere nell'affrontare qualsiasi argomento. Non penso ci sia nessun argomento capace di mettermi in difficoltà, nel senso in imbarazzo. Non c'ho nulla di cui... Ecco, voglio chiudere così. Se avete delle fragilità, delle cose che vi hanno segnato nella vita, non sono motivo di vergogna, non devono essere motivo di vergogna. Cioè, c'è tanta gente a volte che è capitato, ma abbia in qualche modo cercato di ferire parlando della mia ludopatia all'epoca. Non mi ha fatto né caldo né freddo. Cioè, aver avuto dei momenti difficili, ma esserne usciti, è un vanto, non è motivo di vergogna. Essere nel pieno di un periodo difficile deve essere un vanto, perché lo stai affrontando, non un motivo di vergogna. Questo lo dico a tutti quelli che potrebbero ascoltare, no? State vivendo un momento difficile, non abbiate paura di parlarne, anzi, parlarne può aiutare. Quindi non date retta a chi cerca ogni pretesto per affossarvi, perché sono persone da evitare, non da soddisfare facendogli addirittura vedere che magari si soffre o si ha difficoltà a trattare qualche argomento, perché non è così. Ragazzi, io vi mando un abbraccione, mi raccomando, fate i bravi e noi ci vediamo alla prossima.